Oggi andiamo a inaugurare il sottopasso appena riqualificato, un'opera importante che va a rendere più sicuro il sottopassaggio con nuove illuminazioni, nuove pitturazioni e nuova pavimentazione. Neanche il tempo di concludere i lavori che il sottopasso, situato davanti al cimitero di Sant'Anna in via dell'Istria, era già stato imbrattato da qualche graffitaro. Ma da stamattina, giorno dell'inaugurazione, si può stare sereni. I muri sono stati reimbiancati e il sottopassaggio è regolarmente agibile per poter evitare il troppo afflusso di gente in superficie in una zona frequentata. Si eviteranno così pericoli per traffico e pedoni. Nell'ambito di una riqualificazione dei sottopassi che abbiamo previsto nel piano delle opere di 150.000 euro, stiamo già lavorando sul prossimo sottopasso, che è quello di Barcola. Ovviamente valuteremo la tipologia di riqualificazione da fare, essendo due sottopassi diversi, e quindi abbiamo cominciato con i primi canotaggi, le prove per valutare la tipologia di materiali da utilizzare in quel sottopasso. Il comune comunque non si ferma, perché abbiamo anche il sottopasso di Piazza Libertà. Quello rientra nelle opere di riqualificazione della piazza, ma anche quello andrà riqualificato. Il tutto per mantenere ovviamente il bene comune sempre in sicurezza e fruibile dalla cittadinanza. Io mi raccomando, come sempre, e auspico sempre che il bene comune sia trattato come un bene privato, nel senso un bene di tutti, e l'amministrazione fa la sua parte con interventi puntuali dove è necessario, però insomma siamo tutti quanti una collettività, cerchiamo di mantenere il bene di tutti il più possibile pulito e in ordine.